Ciao ragazzi, bentornati sul canale di MCA Mondo Canale Allenatore. Io sono sempre Andre, oggi è giovedì e qui abbiamo come sempre il nostro carissimo Yas. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, come ogni giovedì, video sui top giovani talenti della settimana. Esatto, anche top giocatori della settimana in generale. E oggi chiaramente partirà come sempre Yas e siamo un po' direzionati un po' sulla Bundesliga oggi. Poi Oggi sì, comunque oggi sì, oggi senza farlo vedrete. apposta. Esatto, poi comunque tranne uno che scoprirete dopo. Comunque inizia pure e andiamo alla scoperta di questi giovani della settimana. Ok. Allora, rispetto alla scorsa settimana non ho tanti difensori, anzi, non ne ho nemmeno uno. Tre Neanche io, non ti giocatori. preoccupare. Perfetto, quindi daremo più spazio ai centrocampisti e agli attaccanti. E io partirei subito, ma prima di iniziare, ragazzi, mi raccomando, mi piace al video, iscrivetevi al canale, mi raccomando, che è importantissimo. Esatto, e E commentate qua commentate. sotto. Commentate Ciao, perché sempre io. anche oggi abbiamo preso un altro giocatore dei commenti nello scorso video, Esatto. quindi mi raccomando, commentate sempre, ragazzi. Esatto. Allora, partiamo con il primo giocatore è Florian Neuhaus, dovrebbe essere la pronuncia, Newhouse spero, dovrebbe essere. Neuhaus, ok, grazie mille per l'aiuto con la pronuncia, Spero, è un spero. classe, speriamo, al massimo commentate come sempre, che sulle Esatto. pronunce vedo che i commenti ci sono sempre, mi raccomando, classe 97, lui è un centrocampista veramente ottimo, anche nella realtà un giocatore che ricorda molto anche Toni Kroos, giocatore molto tecnico, molto forte, con un bel esagono su FIFA, devo dire la verità, un giocatore che dovete provare tutti, secondo me, perché è veramente molto forte, soprattutto a livello di proprio centrocampista tecnico, eccetera, eppure abbastanza veloce e agile. Questo cresce veramente tanto perché ha un potenziale di 87, quindi uno dei giocatori Tantissimo. più talentuosi sia a centrocampo sia tra i giocatori tedeschi, gioca nella nazionale del Borussia Mönchengladbach, giocatore con 4 stelle piede debole, 3 stelle skill, con un valore di mercato di ben 42 milioni, quindi sicuramente un giocatore che andrete a pagare veramente veramente tanto, però sarà sicuramente uno dei giocatori più forti che avrete nel vostro centrocampo. Passaggi lunghi, controllo palla, tutti solo 85, quindi comunque il verde scuro, come ho detto è molto anche mobile, c'ha un buon tiro, c'ha una buona stamina, quindi è un giocatore veramente super completo e se lo allenate bene diventa un centrocampista tutto tondo, veramente veramente ottimo. Lui super super consigliato e ora ti passo la parola. Hai iniziato come sempre col botto, sempre col giocatore giusto, e io inizio con un inglese che gioca in Germania, che ultimamente se ne vedono molti, ma chiaramente sono un po' tutti al Dortmund, questi inglesi che giocano in Bundesliga. E oggi abbiamo Jude Bellingham, Bello sicuramente molti forte di lui, voi eh? lo conosceranno, è molto molto forte, ma l'ho portato uno perché è molto forte, poi 74 di valutazione, 88 di potenziale è tantissimo per un ragazzo che ha 17 anni, cioè un 2003 con Assolutamente. 88 di potenziale è assurdo, e poi la cosa incredibile sono i 9 milioni e 5 di valore e 6.000 euro come stipendio, cioè questo ragazzo veramente può essere comprato praticamente da chiunque, assolutamente, FIFA sì. e... Su FIFA, chiaramente, specifichiamo su FIFA sì, perché poi nella realtà ci avrà una super clausola che non riusciremo neanche a contare gli zeri, ma poi dal punto di vista No. anche tecnico ha 78 accelerazione, 76 velocità scatto, 81 agilità, poi anche a livello offensivo potenza tiro 74, resistenza 74, è veramente un giocatore completo al 100%, chiaramente è un po' più offensivo anche perché come ruoli c'ha il centrocampista e l'esterno sinistro, quindi non è molto difensivo. Non aspettatevi grandi cose a livello difensivo a meno che non lo alleniate appunto per fare anche questo punto di vista. Però per il resto, se vi serve un centrocampista offensivo che sappia far gol anche all'evenienza, sicuramente Jude Bellingham è consigliatissimo. E beh, direi che abbiamo iniziato col bot tutti e due. Esatto. Io continuo sempre in Bundesliga e vado all'Hoffenheim, un'altra squadra tedesca che in realtà sta facendo bene quest'anno in realtà. E questa è una delle stelle della squadra, 20 anni di età, Christoph Baumgartner, centrocampista esterno, può fare il trequartista o l'esterno sinistro con il piede destro, quindi potete farlo giocare a sinistra col piede invertito, quindi questa è un'ottima caratteristica a mio parere. 3 stelle skill, 3 stelle piede debole, quindi
non è un granché, però ovviamente va sempre allenato, comunque in classe 99, quindi questo cresce assolutamente. Super giocatore giovane, che vi consiglio, anche se io ve lo consiglierei più che altro come trequartista, visto che a livello di velocità non è proprio velocissimo, c'è un 78 di velocità scatto e 79 di accelerazione, 78 di agilità, quindi non è lentissimo, però provatelo più in posizione centrale, magari se lo allenate tanto in velocità vedete che comunque in game è veloce, usatelo anche a sinistra. Però lui è un giocatore che ve lo consiglio assolutamente e sono sicuro comunque che nel corso delle prossime settimane, prossimi mesi raggiungerà un overall più alto. Ha un potenziale buono, 75 di overall e 84 di potenziale, quindi comunque cresce tanto, 12 milioni e mezzo di valore di mercato, quindi questo potete pagarlo veramente poco, ed è un giocatore niente male, soprattutto da utilizzare secondo me in squadre tedesche. Lui è anche super super consigliato. Tanta roba, io rimango sempre in Bundesliga, abbiamo detto che questa qui è un po' l'edizione della Bundes, con Jamal Musiala. A me questo ragazzo fa impazzire, personalmente da quando l'ho visto già a fine anno scorso, verso la fine della scorsa stagione, che il Bayern ha iniziato un po' a far giocare con costanza questi giocatori, Musiala veramente mi ha impressionato, perché a parte che è un altro inglese che gioca in Bundes, però stavolta è al Bayern Monaco, ma poi ha 85 di valutazione, anche lui 17enne, quindi per adesso due inglesi, due 2003 in Bundesliga, che veramente hanno un potenziale enorme, perché sì, sì, 17 anni ragazzi, veramente io a 17 anni probabilmente ero lì a casa a guardare video su YouTube però sì, è assurdo, no, è lì probabilmente. Esatto, in più costa meno di Bellingham, chiaramente ha un po' meno di potenziale, però ha 3 milioni come valore e 3.000 euro come stipendio settimanale, quindi veramente anche lui super accessibile, ricordiamo anche lui solo su FIFA. Poi come caratteristiche ha 77 accelerazione, 75 velocità scatto e 77 di agilità di base, che già queste comunque lo comprate, già lo potete utilizzare perché sono molto buone per questo giocatore che può fare il trequartista o l'esterno sinistro. Nella realtà mi sembra abbia giocato molto di più come esterno. 81 di controllo palla e 75 di dribbling, vi assicuro che vi salta l'uomo in qualsiasi momento. 3 mosse di abilità e 3 stelle di piede debole, quindi è veramente soltanto da comprare, allenare e scoprire. È veramente un giocatore fantastico, consigliato molto al 100%. Forte, assolutamente. E io quindi vado con l'ultimo giocatore, sicuramente un giocatore diverso da Musiala a livello proprio di giocatore che potete utilizzare, perché qua si tratta sicuramente di uno dei migliori talenti al mondo, e che sicuramente ne avrete sentito parlare da tanti anni, ancora giovanissimo, classe 98, cioè la mia età, anzi anche più giovane di me perché dicembre 98, è nato prima. 99, esatto. Ed è Martin Odegaard dell'Arsenal, passato all'Arsenal in prestito dal Real Madrid. Io lo definisco l'eterno giovane Odegaard. L'eterno giovane, ma lui è in giro da un sacco di anni ed è ancora lì giovanissimo, che ancora sta facendo bene. Purtroppo al Real Madrid quest'anno sembrava dovesse essere il suo anno della consacrazione al Real, purtroppo Zidane non lo sta facendo giocare, come anche altri giovani che insomma non li sta proprio facendo esprimere al massimo, e lui è uno che ha bisogno invece di giocare, perché l'anno scorso al Real Sociedad ha giocato ed ha fatto una stagione della fantastica. Madonna, sì sì, giocatore sì. Che su FIFA tra l'altro non è niente male, peccato per quel 2 stelle piede debole, che però fa capire quanto sia veramente un giocatore tecnico, perché il suo mancino è veramente un piede delizioso. 5 alla stelle Robin. Skill, esatto, un giocatore che appunto dovete usare il mancino, perché ha un mancino delizioso. 83 di overall e 89 di potenziale, giocatore completissimo come trequartista, uno dei migliori assolutamente al mondo, ve lo consiglio appunto da utilizzare per fare gli assist, per tirare anche le punizioni, tirare insomma da fuori, perché ha veramente un gran bel tiro. Crescendo diventerà ancora più veloce, diventerà veramente un giocatore completissimo. Lui mi ricorda un sacco quei giocatori che erano un tempo nel Real, come Ozil, Di Maria, tutti questi giocatori super tecnici. Peccato che non stia trovando spazio, magari all'Arsenal potrebbe trovare spazio in una squadra giovane con Arteta, che magari può renderlo ancora un giocatore forte anche in Premier League. È la squadra che fa per lui, perché comunque è una squadra che gioca molto palla a terra, veloce, scambi stretti, azioni in verticale, quindi secondo me è un giocatore che Odegaard può fare veramente bene in questa squadra. Considerato poi il fatto che è andato via Ozil, potrebbe essere proprio il sostituto perfetto per lui, e questo era il mio ultimo giocatore. Io come ultimo giocatore invece chiamo in causa un ragazzo che appunto ha commentato nello scorso video
e mi ha consigliato, ti dico anche il nome, vai, se vuoi, sì. LC39 con la, perfetto, foto di un cane, non sappiamo come si chiama, però LC39. rivelati sotto i commenti, esatto. Comunque il giocatore in questione che ci ha consigliato è Thiago Felipe Oliveira Dantas, che Yas conosce molto meglio di me in realtà, perché io probabilmente me lo sono perso l'anno scorso, ma comunque è molto forte, sì, esatto, sì. L'ho scoperto anche quest'anno dopo averlo provato, 67 di valutazione di base ma con un 83 di potenziale. Rimaniamo in Bundesliga, 19enne portoghese del Bayern Monaco 2, quindi oggi veramente Borussia Dortmund e Bayern Monaco chiaramente hanno veramente tanti tanti talenti. Lui può fare il centrocampista centrale o il trequartista, 19 anni appunto, 24 dicembre del 2000, 2 milioni e 6 come valore e 3.000 euro come stipendio settimanale. 3 stelle piede debole, 3 mosse abilità, quindi veramente è come Musiala, praticamente tanta roba, e poi dal punto di vista di statistiche è già diciamo abbastanza completo, 73 accelerazione, 67 velocità scatto, 70 agilità e 91 equilibrio, passaggi lunghi 71 e controllo della palla 73, questo sta a significare che è veramente un centrocampista tutto fare, collegato anche a un 74 di visione, molto molto interessante. Questo è un giocatore comunque veramente niente niente male, eh? Cioè classe Benfica, quindi comunque ogni anno sforano un sacco di talenti, lui è assolutamente molto forte, su FIFA non l'ho mai provato purtroppo, però nella realtà è un bel giocatorino. Ottima descrizione, e con questo concludiamo anche l'appuntamento di questo giovedì, sì. Ma come sempre commentate sempre, ve lo ricordiamo, sotto, per nuovi talenti che giovedì andremo a scoprire tutti insieme ogni agli giovedì altri. Siamo sempre qua, esatto, che vi sempre porteremo qua. Che vi portiamo noi, iscrivetevi, esatto, al canale, ovviamente il canale di Yas, Instagram di Yas è tutto in descrizione, seguite Yas mi raccomando, perché nelle storie ci saranno qualche quiz insieme molto divertente da completare, da indovinare. Bravo. Tutti e niente, direi che possiamo anche chiudere, abbiamo già detto tutto. Detto tutto, ci vediamo giovedì prossimo, mi raccomando, prossimo. Alla prossima, ciao ragazzi.